Ah, sì. Allora Ditemi perché Ditemi perché Cristiano Ronaldo non può essere espulso Spiegatemelo adesso Spiegatemelo perché Cristiano Ronaldo non può essere espulso Era un'espulsione netta quella Di solito Di solito In Champions League O nelle partite più importanti Quello lo espelli Una comitata del genere lo espelli Ora vabbè Portogallo ha mandato di passare il turno mm. So che sono caduti sotto alla fine. Eh? Ci mancato poco. Comunque è stato uno. St per, me, per me, uno scandalo. Uno scandalo. Perché se ti chiami Ronaldo, allora non puoi essere espulso. A me mi sembra pilotata sta cosa. Poi vabbè. Di ditemi voi nei commenti. Però a me mi sono troppo incazzato. Sono troppo incazzato. Perché non è possibile. È andata, nettamente. Nettamente, nettamente. espulsione quella. Con la vari della munizione. Spiegatemi perché. Comunque. Portogallo qualificato, eh, Spagna qualificata che andrà ad incontrare la Russia. Se non erro, e il Portogallo andrà ad incontrare l'Uruguay. L'Uruguay che oggi si è qualificato con, vincendo 3-0 con, eh, contro la Russia, eh, con il 90esimo. Oggi rigori, rigori sbagliati dall'Arabia dalla, dalla Saudita, che poi comunque, ha comunque segnato. Egitto e l'Arabia Saudita escono insieme con un amichevole. E, e poi comunque il Marocco, anche Marocco era lì per vincere contro la Spagna, ha comunque alla fine pareggiato, un bel gol di, della Spagna, che cazzo è, non mi ricordo. Quindi Spagna e Portogallo, non sono, Spagna e Portogallo non sono vista brutta, Portogallo non ha fatto una, una grandissima partita, l'Iran comunque con grande cuore, cioè con la Spagna ha perso, ha perso la fine praticamente e lì poteva pareggiare con Portogallo fosse arrivato un pareggio o anche una vittoria non sarebbe stato scandaloso perché comunque già con Ronaldo in 10 forse la partita sarebbe cambiata eh? ora tutti i fan di Ronaldo eh, che, che cazzo per me quella era espulsione quella era espulsione se tu mi fai il VAR FIFA mondiali 2018 con il VAR quello ma la ammonisce non lo spelli, mi sembra un po' pilotato mi siamo po' esplotato perché comunque perché Ronaldo allora non, può un altro, non può saltare una partita e allora poi magari le, 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 gli spettatori non, non ti guardano il Portogallo perché non c'è Ronaldo io, io penso a queste cose poi commentate voi per me andava espulso per me andava espulso io, io mi ricordo partite di dicembre magari non c'entro un cazzo ma faccio solo dei, degli esempi mi ricordo nel 2006 2007 quando cazzo era che grosso è stato espulso per una una gomitata per modo di dire perché ha tenuto largo il braccio così e quello gli è andato addosso è stato espulso da quella minchiata ora non mi vai a spedire Ronaldo per, per, solo perché si chiama Ronaldo eh no questo uno, sono, per me è uno scandalo Oggi sono stasera sono un po' polemico sono troppo incazzato perché l'Iran meritava molto di più secondo me poi poi il rigore, da, il rigore col fallo di mano anche lì molto dubbio eh, il rigore dato all'Iran perché effettivamente eh, con Garbitro non ha saputo gestire la partita per niente per niente proprio, era proprio indeciso proprio che cazzo fare, proprio una rissa continua <ride> comunque al di là di quello eh, se non mi sbaglio la Russia dovrebbe contare l, la, la Spagna, Portogallo, Uruguay no, non dovrei sbagliarmi ragazzi ci vediamo domani, domani Domani c'è l'Argentina contro la Nigeria quindi anche lì partite, partite importanti, partite molto più importante perché questo qua già più o meno si sapeva chi passava anche se alla fine l'Iran ha rischiato di di passare il turno contro il Portogallo, ragazzi, buonanotte. Per me Ronaldo andava espulso, mettetevi i vostri commenti, le vostre opinioni, senza insultarci tranquillamente, si parla di calcio. Per me andava espulso. Iscrivetevi al canale, ciao.